Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza, quei due pianeti in più nel sistema solare. Forse sono sempre stati lì e non ce ne siamo mai accorti. Secondo uno studio dell'Università Complutense di Madrid e di quella britannica di Cambridge, il sistema solare ha due pianeti in più rispetto a quelli che conosciamo. La simulazione realizzata al computer dal gruppo di scienziati sostiene che oltre Nettuno ci siano due pianeti ben nascosti. L'ipotesi nasce dall'osservazione delle orbite degli oggetti celesti che si trovano oltre l'ottavo pianeta del sistema solare. Hanno dei parametri insospettati e le loro caratteristiche non sono quelle previste dai modelli teorici. Questo significa che potrebbe esserci qualcosa che modifica il loro comportamento, una forza invisibile che troverebbe una spiegazione nella presenza di due nuovi pianeti finora sconosciuti. I papiri di Ercolano letti con i raggi X. Centinaia di rotoli di papiro sepolti ad Ercolano dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e appartenenti all'unica biblioteca dell'antichità giunta ai nostri giorni potranno essere letti senza necessità di essere srotolati. Alcuni sono carbonizzati, altri gravemente danneggiati o comunque rovinati dal tentativo di aprirli per renderli leggibili. Per evitare ulteriori danni e avere la certezza di riuscire a leggerli, i ricercatori guidati da Vito Mocella dell'Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi del CNR e Manuel Brun dell'ESRF hanno scelto la tecnica dei raggi X. Sarà possibile quindi conoscere il contenuto testuale dei rotoli acquisendo nuove preziose conoscenze sulla filosofia e la letteratura dell'antica Roma, entrando nei papiri in modo virtuale e lasciandoli intatti. La scoperta è stata descritta nella rivista Nature. Dentro gli ecosistemi di miliardi di anni fa, la chiave d'accesso al mistero di periodi a noi sconosciuti sta nelle foglie. Si sono focalizzati sulla vegetazione, in particolare sui microscopici frammenti di fossili di piante, gli studi dei ricercatori dell'Università di Washington. In questo modo sono riusciti a ricostruire come la vegetazione abbia risposto ai cambiamenti climatici. Si sono concentrati su fossili recuperati in Patagonia risalenti a un periodo compreso fra 49 e 11 milioni di anni fa. Sotto la lente di ingrandimento, le foglie del passato hanno rivelato la struttura e la densità degli alberi, oltre alla loro distribuzione. Tracciare questa mappa verde è uno strumento importante non solo per conoscere il nostro passato, ma anche per intuire cosa potrebbe accadere in futuro in base all'evoluzione del nostro clima. In fondo, al vulcano. Non solo pianeti e corpi celesti lontani, la NASA focalizza la sua attenzione anche su qualcosa di molto più terrestre, come i vulcani. Gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena hanno messo a punto un piccolo robot speciale. Il suo nome è Volcano Bot e la missione che affronta è quella di intrufolarsi dentro le cavità vulcaniche da cui fuoriesce il magma. Volcano Bot, grande poco più di una mano, riesce a raggiungere zone impensabili per l'uomo e grazie ai dati che raccoglie è possibile ricostruire delle mappe 3D. I primi esperimenti sono andati bene e così è stato approntato già un robot di seconda generazione, più grande di diversi centimetri e con camere più sofisticate, in grado di riprendere ogni dettaglio. Per il momento sono allo studio i vulcani terrestri, ma un domani la NASA potrebbe portare i suoi occhi su quelli di altri pianeti. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Ogni tanto c'è qualche sorpresa perché la Stazione Spaziale Internazionale è una struttura complessa, ma a bordo mi sento a casa. Parola di Samantha Cristoforetti, prima astronauta italiana a volare nell'avamposto umano nello spazio, in collegamento con la sede dell'Agenzia Spaziale Italiana per rispondere alle domande di studenti liceali e universitari che hanno preso parte al progetto Learning on the ISS. Tante le curiosità e i dubbi dei ragazzi arrivati da Roma, Portici e Ceccano che hanno avuto la possibilità di fare domande a Astro Samantha nel collegamento durato 20 minuti. Sono passati 60 giorni dall'inizio della missione Futura. Mi sento un po' extraterrestre, confessa Cristoforetti, mi sento molto a casa a bordo della stazione. Beh, in effetti mi sento ormai un po' extraterrestre in questo che a me piace chiamare l'avamposto dell'umanità nello spazio. Ormai mi sento molto a casa, penso ormai di muovermi molto agevolmente, di conoscere ogni angolo, anche se ogni tanto c'è comunque qualche sorpresa perché è un avamposto, una struttura estremamente complessa, però devo dire ormai mi sento molto a casa e credo anche di essere diventata abbastanza efficiente nel lavoro.
Un bilancio sicuramente molto positivo. Vabbè, per me personalmente penso non serva neanche dirlo, perché è semplicemente un'esperienza eccezionale che ogni giorno mi dà grande gioia. E visto che la stazione è un laboratorio che lavora senza interruzione, Samantha Cristoforetti fa il punto sugli esperimenti di questi primi 2 mesi di missione. Missione che, lo ricordiamo, è la seconda di lunga durata per l'Italia e terminerà in maggio. Finora Samantha Cristoforetti si è occupata di 2 sessioni dell'esperimento Blind Imagined e delle prime per Dream Brain e Wearable Monitoring, grazie agli strumenti portati nei giorni scorsi dalla capsula Dragon. Sta indossando per 36 ore, tranne per una concessione speciale per la videochiamata a terra, i sensori che controllano i ritmi circadiani, cura delle piantine e si occupa di moscerini della frutta, con cui condividiamo il 70% dei geni. A bordo c'è una confusione organizzata, sorride, un po' come quando da ragazzina arrivano i tuoi genitori, ti dicono di mettere tutto in ordine e tu dici di no perché va bene così, tu sai dov'è tutto. E se proprio ci sono degli elementi che non si trovano, possiamo sempre chiamare Houston. La vita di bordo è un po' come quella in un appartamento, ognuno ha i suoi compiti da svolgere e ci sono anche dei momenti di svago, come quello ormai famosissimo in cui l'astronauta italiana si fa tagliare i capelli dal collega della NASA Terry Wirtz. Volevo informarti del fatto che stai avendo grande successo non solo nel contesto delle attività scientifiche, ma mi raccontavano per esempio che dal parrucchiere le donne chiedono il taglio alla Samantha. Quindi stai cambiando le abitudini, diciamo, estetiche degli italiani, quindi questo è un effetto, diciamo, che inaspettato ma efficace, e perfino i comici stanno incominciando a prendere spunto da voi astronauti facendo esilaranti gag sulla Luna, quindi stiamo andando molto forte. Dirti sono... I capelli, posso solo dire che devo fare un grande complimento al mio collega di equipaggio. D'altronde, farti tagliare i capelli è un atto di completa fiducia ed è necessario per chi vive in un ambiente complesso e delicato come quello della stazione. È assolutamente fondamentale, non soltanto nei colleghi di missione, ma cioè, quando vai nello spazio, ti siedi in cima ad un razzo e ti affidi, metti la tua vita nelle mani delle dozzine, centinaia di persone che lo hanno preparato, che lo hanno approntato al lancio. Quindi questo è un mestiere in cui devi avere assoluta fiducia nella squadra che ti supporta e naturalmente nella tecnologia, che però non è altro che un'espressione del talento, della dedizione e del lavoro della squadra, del team. Ti faccio un esempio del recente: la settimana scorsa abbiamo avuto è suonato l'allarme di emergenza di fuga d'ammoniaca sulla stazione spaziale, che poi si è rivelato un falso allarme, per fortuna. Però in una situazione del genere non è che ognuno può controllare qualsiasi cosa, no? Ti devi fidare del tuo collega che chiude il portello in maniera corretta, in modo che se c'è una fuga l'ammoniaca non arrivi, ti devi fidare dell'altro collega che prende le misure e ti dice non c'è ammoniaca, puoi togliere la maschera. Non è che ognuno può andare a verificare ogni cosa, no? Quindi quando tu ti togli la maschera ti fidi del collega o della collega che ha fatto quella misurazione della concentrazione di ammoniaca, ed è tutto così, è un continuo a doversi affidare, ma è semplice farlo perché sappiamo che tutti quanti, se siamo qui, è perché abbiamo ricevuto lo stesso addestramento e quindi siamo tutti quanti preparati ad affrontare le situazioni che si presentano. Lassù lavorano anche per l'obiettivo del futuro dell'esplorazione spaziale: permettere all'uomo di mettere piede su un altro pianeta, trovare una nuova terra da abitare. Ma la colonizzazione di Marte non è dietro l'angolo, non avverrà domani, ma nel medio termine sarà possibile, assicura il capitano Cristoforetti. Intanto ci ricorda che di terra, per ora, ne abbiamo una soltanto. È come un'astronave che usiamo per viaggiare nell'universo, e la dobbiamo tenere da conto, comportarci con intelligenza e saggezza per riuscire a riparare tutti i danni che abbiamo creato all'ambiente. E come dice Astro Samantha, fare manutenzione preventiva. La Terra va mantenuta in forma.